stiamo cercando di valorizzare le bellezze del territorio ionico di Taranto, il suo immenso, incommensurabile patrimonio archeologico. Siamo praticamente nella zona della discesa del Vasto, alle mie spalle una stele che fu realizzata proprio in memoria dei caduti a seguito dei bombardamenti che colpirono Taranto 40-43. Siamo con un cultore, un amante della materia, il dottor Francesco Pasculli. Una realtà, quella di questa stele, dimenticata e che giace purtroppo in una zona degradata. Assolutamente sì, zona degradata che però ha una grandissima rilevanza da un punto di vista storico-culturale. Anche questa qui ci troviamo ancora nella zona del vecchio castello, quindi siamo subito dopo Porta Lecce, e abbiamo questa stele marmorea che ci ricorda, fu messa qui nel dopoguerra, a ricordo delle centinaia di tarantini che morirono sotto i bombardamenti. Taranto fu fortemente colpita nella seconda guerra mondiale, ricordiamo la famosa notte di Taranto, ma non ci fu soltanto la notte di Taranto, ma anche bombardamenti nel centro di Taranto, nel borgo, via Pisanelli, ci furono 80 morti in un palazzo, e questa stele ci ricorda questi bombardamenti, queste persone che sono decedute e che però purtroppo questa è una zona dimenticata della città. Ecco, completamente. Io non sono un tecnico, ma vediamo una parte del basamento, non so in granito, in sì, marmo, in cosa è, marmo, esatto. E vedete è rotta. Ora non chiediamo tanto, ma quei piccoli interventi che piccoli costano interventi. Poco, allora sì. La piazzetta, il verde, curarlo, togliere l'erbaccia, ripristinare la base, il basamento di questa colonna, no? di questo monumento, voglio dire. E dare risalto a questo monumento, dare assolutamente risalto a questo monumento e farlo rientrare anche, perché no, nei tour turistici, quindi far vedere anche gli stessi tarantini che effettivamente c'è un monumento alle centinaia di persone che sono morte durante la guerra. A 150 metri di distanza abbiamo visto una colonna appunto a Porta Lecce e qui appunto a 100 metri un altro monumento abbandonato, dimenticato, importante, assolutamente importante. E nelle adiacenze, tra appunto la colonna di Porta Lecce e la stele in memoria dei caduti, un'altra striscia, area verde, dominata dalle erbacce, un'altra striscia di degrado. Beh, qui anche questa, diciamo, a striscia di degrado, voi dobbiamo immaginare che se tutta questa striscia, che poi si affaccia sul canale, quindi ha un paesaggio meraviglioso, tutta questa striscia di verde e di storia, se venisse riqualificata, potrebbe essere assolutamente un punto di un valore aggiunto per la città, assolutamente. Cosa ci vuole a tagliare un po' d'erba? È così difficile? Questa è la nostra mission, questo è il nostro modo di fare informazione, denuncia e proposta. Aspettiamo dall'amministrazione comunale e io dico dalla sovrintendenza, da chi si occupa in generale del patrimonio storico. Logicamente non entriamo in questo, però, perché noi come cittadini vogliamo semplicemente una città bella, una qualità. Però l'input deve partire dall'amministrazione. Sicuramente partire non certo dal semplice cittadino, noi possiamo solo commentare, diciamo, il degrado. Attendiamo risposte.